Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. In questo video tutorial andiamo a realizzare insieme un golfino molto molto semplice e veloce da fare, e per questo progetto ho voluto utilizzare un filo nuovo che ero curiosissima di provare perché mi mancava ancora nella gamma di prodotti estivi, ed ho deciso di utilizzare il bambù naturale. Quindi è un filato 100% bambù, quindi essendo una fibra naturale è molto indicata ovviamente per le cose estive, perché ovviamente come tutti i prodotti naturali sono più traspiranti e sono più piacevoli a contatto con la pelle. Sono gomitoli da 50 grammi, la confezione è da 6 ed è un filo che, come l'ho toccato, mi ha innamorato perché è molto molto morbido ed è liscio, proprio piacevole, sembra velluto. Per ridarvi l'idea di una sensazione, ed è una variante in grigio. Poi ovviamente nell'info box vi metto tutte le informazioni relative alla quantità di filato che andrò ad adoperare, al tipo di uncinetto, e ovviamente vi metterò il link diretto anche del sito dove è possibile trovare il bambù 100%. Andiamo intanto a prendere l'uncinetto 3,5 e andiamo a cominciare il nostro progetto. Con il mio uncinetto 3,5 ho avviato un totale di 124 catenelle. Le catenelle naturalmente le ho già fatte perché sono ovviamente semplici da fare, quindi c'era poco da vedere. Queste 124 catenelle andranno poi suddivise un po' come abbiamo fatto per il top down, perché questo è una sorta di top down però un pochino diverso. Una volta avviate le nostre 124 catenelle, io le vado a prendere e a chiudere ad anello, quindi tengo la mia catenella tutta sul dritto in questo modo e vado a ripuntare il mio uncinetto sulla prima catenella eseguita, quindi cerco di tenere sul dritto in modo poi che questa un pochino si attorciglia perché il filo è veramente morbidissimo, molto molto bello. Vi consiglio davvero di cuore di provarlo perché è entusiasmante come prodotto, mi piace tanto. Una volta preso il filo, ovviamente la prima con l'ultima catenella, andiamo a chiudere e andiamo ad ottenere in questo modo una catenella chiusa, quindi un anello. Fatto questo anello, adesso andiamo a ricominciare il nostro lavoro eseguendo 3 catenelle e andremo a fare adesso una maglia alta per ogni punto disponibile. Però ovviamente faremo già da subito una prima suddivisione, quindi io comincio ad avviare le prime 11 maglie alte, poi dopo facciamo una piccola aggiunta. Eseguite le nostre prime 11 maglie alte, vado semplicemente ad aggiungere 2 catenelle, proprio come abbiamo fatto con il top down, e poi ricomincio la mia lavorazione nel punto successivo, nella catenella successiva. Quindi di fatto io non salto nessuna maglia di base, quindi le 124 catenelle le lavorerò tutte, però ad intervalli regolari andrò ad aggiungere soltanto delle catenelle di separazione. Una volta fatte queste 11 maglie più le 2 catenelle, ricomincio e vado a lavorare sul lato lungo ben 51 maglie alte. Fatte le nostre 51 maglie alte, andiamo ad aggiungere ancora 2 catenelle e a ricominciare. Questa volta faremo 11 maglie alte, quindi rifacciamo di nuovo un lato corto, quindi di nuovo 11 maglie alte e poi aggiungeremo di nuovo 2 catenelle. In base alla distribuzione che abbiamo fatto, eseguite queste 11 maglie con le 2 catenelle di separazione, vi resteranno liberi di nuovo 51 punti. Farete dunque poi di nuovo 51 maglie alte più 2 catenelle. Ho fatto le 11 maglie, aggiungo le 2 catenelle, senza saltare nessun punto ricomincio tutta la parte mancante e lo spazio proprio delle 51 maglie che adesso andiamo a fare. Quindi avremo una maglia per ogni catenella, qui a chiudere faremo poi 2 catenelle e chiuderemo con un punto bassissimo e avremo ottenuto il nostro scollo, praticamente la parte superiore del nostro golfino. Eseguita la 51esima maglia, aggiungo 2 catenelle e vado dunque a chiudere sulla prima maglia eseguita con un punto bassissimo. E la parte iniziale è praticamente pronta.
Abbiamo ridisegnato uno schema molto simile al top down, quindi a quello che avevamo fatto recentemente su altri capi. Adesso vi allargo un attimino il campo in modo che possiate rendervi conto di quello che è stato eseguito fino a questo momento. Vedete, qui abbiamo le 11 maglie alte e le due catenelle di separazione. Abbiamo poi qui 51 maglie, questo è l'angolo formato dalle due catenelle. Poi abbiamo di nuovo 11 maglie, 2 catenelle, 51 maglie, 2 catenelle. Praticamente abbiamo fatto lo scavo. Questo scavo in realtà è parte anteriore, parte posteriore, e questa parte lunga è la parte delle spalle, mentre normalmente quando lavoriamo con i top down, con la lavorazione raglan, è un po' il contrario. Abbiamo l'avanti e il dietro e queste sono le maniche. Invece in questo caso il contrario. Questo sarà lo scavo davanti, questo è il dietro e questa è la parte che andrà sulle spalle. Quindi abbiamo fatto la scollatura in realtà. Adesso lasciamo il punto alto, nel senso che sempre a punto alto lavoriamo, ma inseriamo una lavorazione granny, che è comunque facoltativa, nel senso che se voi volete una lavorazione più chiusa potete andare avanti tutto a punto alto, mentre nel mio caso comincio a fare, ad aprire leggermente il mio lavoro e a fare un lavoro di questo tipo. Allora ricomincio da dove mi trovo aggiungendo 3 catenelle e andrò ad eseguire una maglia alta nella maglia successiva, eseguendo un totale di 3 maglie alte. Vi riavvicino un attimino così da poter vedere meglio. Una volta eseguite le nostre 3 maglie alte, vado a fare la catenella di separazione. Prendo il filo sull'uncinetto, salto la maglia successiva e vado nelle seguente e faccio 1, 2, 3 maglie alte. Di nuovo aggiungo una catenella, salterò un punto e andrò nel punto successivo dove lavorerò 3 maglie alte. Praticamente siamo arrivati davanti allo spazio delle due catenelle, quindi faccio comunque la mia catenella di separazione, prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazio delle due catenelle e andrò a fare 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, di nuovo 3 maglie alte, quindi in pratica abbiamo fatto un aumento. Fatte queste 3 maglie, andremo ad aggiungere ovviamente la catenella di separazione, ok, e andiamo a ricominciare lavorando 3 maglie alte, ognuna su un punto di base, 1, 2 e 3, salteremo un punto di base che corrisponde alla catenella di separazione, quindi salto questo punto e vado qui e lavoro di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella di separazione, salto un punto e vado avanti. In questo modo comincio ad inserire quella che è la classica lavorazione granny che abbiamo già visto tantissime volte, per cui adesso abbiamo già calcolato naturalmente il multiplo di 4 sulla catenella iniziale, quindi 11,51 che abbiamo fatto sulla catenella, che dà una corrispondenza di 124 maglie, in realtà calcolata proprio sul multiplo di 4 che serve per fare il punto granny. Quindi adesso lavoriamo per tutto il tempo 3 maglie alte e una catenella di separazione alla quale dovrà corrispondere una maglia di base saltata. Rifatto tutto quanto il lato lungo con la nostra suddivisione di 3 maglie alte ed una catenella, ci ritroviamo di nuovo davanti allo spazio delle due catenelle. Quindi ricordatevi di fare qui ancora la catenella di separazione e di entrare in questo spazio per creare l'aumento, che sono sempre 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte, e sempre la catenella aggiuntiva, cioè ogni volta che fate le 3 maglie la catenella di separazione va sempre fatta, ok, e ricominciate sul lato corto questa volta con, vedete, avete le 11 maglie, lavorate 3 punti alti e la catenella per tutto il tempo e qui di nuovo l'aumento. Quando avrete finito il giro poi vi spiego come andare avanti.
Allora, ho fatto la mia ultima catenella, salto un punto di base e sono proprio 3 le maglie che avanzano. E quindi andiamo a fare le ultime 3 maglie alte per chiudere questo primo giro. E a fare nello spazio, vedete che avanza, proprio l'aumento, quindi aggiungo la catenella e vado a lavorare direttamente il mio aumento, quindi chiudo con l'aumento. E 3 maglie alte, 2 catenelle, 1, 2 e 3 maglie alte, più la catenella di separazione che non dovete dimenticare, poi dopo vi riagganciate alla prima maglia eseguita e chiudete. E il nostro giro è concluso. Vedete dove andiamo a lavorare l'aumento, si vengono a creare degli angoli abbastanza netti, vedete? Questo praticamente è la parte della schiena, mentre l'altra punta ovviamente sarà lo scavo sul davanti, d'accordo? Adesso la lavorazione granny l'abbiamo fatta veramente tantissime volte, procede sempre nello stesso identico modo, cioè di lavorare le maglie alte all'interno degli spazi e la catenella sulle maglie alte. Quindi ovviamente adesso ci troviamo sullo spazio dove dovremmo lavorare con le maglie alte, quindi non facciamo altro che camminare con dei punti bassissimi fino a raggiungere il primo spazio, all'interno del quale andremo a lavorare le nostre 3 maglie alte. Faccio la mia catenella, che quindi andrà ad occupare lo spazio, diciamo, delle 3 maglie alte, prendo il filo, entro nello spazio delle catenelle e lavoro di nuovo 3 maglie alte. Catenella di separazione. Qui avete la catenella che avete fatto dopo queste 3 maglie alte, non si vede tantissimo ma c'è, quindi mi raccomando non saltate questa catenella perché altrimenti vi trovate poi male nell'esecuzione. Faccio di nuovo catenella di separazione e questa mi porta dritto all'aumento del giro sotto, vedete? All'interno del quale lavorerò sempre l'aumento, che non cambia nella sua forma, quindi saranno sempre 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle di separazione, 3 maglie alte. Faccio la mia catenella di separazione e ricomincio la mia lavorazione. Ovviamente la catenella va a sostituire queste 3 maglie, quindi faccio il gettato e entro direttamente nel primo spazio che trovo e vado a lavorare le mie 3 maglie. In questo modo vado a procedere per tutto il lavoro, per tutti i giri a seguire, perché la nostra lavorazione rimane invariata. Quindi adesso lavoreremo una costante di 3 maglie e una catenella, dove appunto le maglie alte vengono lavorate negli spazi delle catenelle e le catenelle sulle maglie alte, d'accordo? Mentre quando trovate l'aumento, lavorate sempre l'aumento costituito da 3 maglie, 2 catenelle e 3 maglie. Diversi giri avanti, come vedete questa che vedete al centro era la catenella di 124 maglie che avevamo fatto per cominciare il nostro lavoro e queste le 11 maglie che poi abbiamo utilizzato per fare, diciamo, la parte anteriore e posteriore, mentre sui lati lunghi ci sono rispettivamente le 51 maglie che appunto abbiamo lasciato per creare questo scavo. Quindi in realtà abbiamo fatto uno scavo ovale, diciamo così, e ho fatto sempre appunto granny questa lavorazione allungandomi di diversi centimetri. Sul lato lungo, questo qui e quindi anche l'altro, ho un totale di 70 centimetri. Ovviamente la misura è molto soggettiva, può essere legata chiaramente anche a un discorso di spessore dei fili, perché si possono raggiungere gli stessi centimetri con più giri o con meno giri, a seconda naturalmente del filato che andrete a scegliere. Per quanto mi riguarda, io alla misura che mi trovo adesso, sia nella larghezza sia nella lunghezza, ho 70x43 in questo momento. Mi trovo bene, quindi proseguo. Eventualmente vi dico in che modo misurare questa parte che abbiamo realizzato, così da poterla poi adattare
via via alle taglie, perché questo scavo con questo numero di uncinetto e con questo spessore di filo può andare bene un po' per tutte le taglie. Chiaramente quello che può cambiare è la quantità di giri da fare, perché dobbiamo ottenere un effetto ben preciso che adesso vi mostro. Una volta realizzato, comunque nel progresso del lavoro, di tanto in tanto provate quello che voi avete realizzato, perché dobbiamo ottenere una cosa del genere. Adesso, una volta che ho ripiegato esattamente in due, magari riuscite meglio ad intendere quello che io volevo dire quando parlavo della scollatura avanti e dietro e della scollatura delle maniche. Vedete, quindi il lato lungo si ripiega, quindi questa è la parte che va sulle spalle da una parte e l'altra, questa è la scollatura che ovviamente vi resta sul collo, e quindi abbiamo una scollatura uguale sia sul davanti sia sul dietro. Quindi è una scollatura perfettamente uniforme. Ovviamente io ho fatto in modo di verificare, perché quello che voi dovete fare, una volta appoggiate sulle spalle, adesso dobbiamo andare a cucire queste metà per un punto da una parte e per un punto dall'altro. Quello che voi dovete verificare è che questa misura sia consona alla vostra circonferenza, tutto qui, per cui avendo 43 cm per 2 sono 86-87, insomma, anche considerando l'estensione del filo, perché ovviamente il filo è morbido, quindi questo lo tendiamo ancora di più, quindi diciamo raddoppiando arrivo quasi a 90 cm, che è un'ampiezza di tutto rispetto, che diciamo sta più su una taglia M, se vogliamo, che su una taglia S. Quindi basta fare qualche giro in più o qualche giro in meno per avere le altre circonferenze. Tenete presente sempre però una cosa importante: via via che allargate questa circonferenza, allargate anche la spalla. Di conseguenza, se fate pochi giri, vi rimane non proprio a canotta, ma poco di più, quindi magari riuscite appena appena scavallare la spalla. Più giri fate e più si crea quello che è l'effetto di una piccola manica, però può essere proprio molto carino anche il discorso di avere una manica e quindi una casacca molto sciolta, quindi possiamo veramente adattarcela al nostro gusto. Una volta che la larghezza della spalla vi piace, che state dentro questa circonferenza, così come abbiamo fatto per il top down, ad un certo punto smettiamo di lavorare sull'insieme e ci concentriamo su questa parte, ok? Quindi io adesso stavo ricominciando il giro e appena avrò modo di arrivare al primo aumento di qua, andrò a collegare queste parti in modo che poi concentrerò tutto il mio lavoro in cerchio in questa zona qui, lasciando completamente il resto, per cui poi scendiamo e andiamo ad allungare quello che è il nostro top. Quando arrivo, vedete, al primo aumento, cosa vado a fare? Faccio la catenella, ovviamente, e ne lavoro metà. Quindi lavoro le prime tre maglie alte, una, due e tre. A questo punto non lavoro le due catenelle, le restanti tre maglie, perché come abbiamo detto il lato lungo lo dobbiamo ignorare e ci dobbiamo invece unire le due parti. Quindi io vado a prendere l'altro aumento sull'altra metà del lavoro, prendo il filo sull'uncinetto, entro nell'aumento ed eseguo un punto alto. Quindi giro il lavoro e proseguo sul lato che ho appena congiunto. Una maglia alta l'ho fatta, faccio le altre due. Quindi avrò tre maglie alte all'interno di un aumento, tre maglie alte all'interno dell'altro. Vedete? In questo modo queste due metà sono perfettamente unite. Quindi proseguiamo la nostra lavorazione nel consueto modo, quindi andando a lavorare la catenella di separazione e il punto granny, così come l'abbiamo fatto fino ad adesso, fino a quando non raggiungiamo l'altro aumento. Arrivati all'altro aumento, facciamo le tre maglie alte come abbiamo fatto nell'altro lato. Vedete, fatte queste tre maglie, prendete il filo sull'uncinetto e andate ad entrare nell'aumento di fronte dopo aver ripiegato il pannello e fate la vostra maglia alta. Quindi proseguite lavorando le altre due. E in questo modo noi abbiamo letteralmente chiuso
vedete la nostra maglia, perché è una maglia quella che stiamo facendo, vedete? Quindi abbiamo la parte delle spalle, lo scavo. In questo modo, cucendo queste parti, abbiamo realizzato lo scalfo maniche, che è abbondante, perché poi vi faccio vedere l'indosso come particolare. Adesso quello che voi dovete fare praticamente è lavorare con delle righe di andata e ritorno soltanto questa parte. Quindi vedete, qui ci troviamo in questo momento, lavorerete il punto granny fin qui dove ci trovavamo con la chiusura dei giri, chiudete il giro e ricominciate lavorando soltanto sulla lunghezza. La lunghezza naturalmente l'andrete a valutare voi. Un passaggio importante che voglio farvi vedere sarà quando poi vi troverete a passare sull'unione delle due metà, perché avevamo fatto 3 maglie alte su questo aumento, 3 maglie alte sull'altro aumento, vedete? In questo modo è come se mancasse lo spazio della catenella. Quindi come ci si comporta? Allora, praticamente nello spazio qui ho lavorato le mie 3 maglie alte, ho aggiunto la catenella. La sola catenella non è sufficiente per farci entrare in quest'altro spazio, perché scavalliamo troppe maglie. Quindi aggiungiamo 3 maglie alte nello spazio qui, vedete, c'è comunque una sorta di catenella che si forma, quindi andiamo ad aggiungere 3 maglie alte e poi ricominciamo la nostra lavorazione, quindi catenella e maglie alte, vedete? In questa maniera andate a scavallare quella parte inferiore dove appunto si sono attaccate praticamente 6 maglie, vedete? E così poi proseguite la vostra lavorazione senza particolari difficoltà. A questo punto si prosegue sempre con catenelle e 3 maglie alte per tutto il giro, lavorando chiaramente sempre le maglie alte nello spazio delle catenelle e le catenelle sopra le maglie alte, fino alla lunghezza che voi desiderate. Bene, il nostro maglioncino top down è pronto. Come potete vedere è molto semplice da realizzare. Vi ricordo che siamo partiti con 124 maglie, abbiamo realizzato 11 maglie alte separate da 2 catenelle e 51 invece le abbiamo messe sui lati lunghi. Lavorando col punto granny, che è un multiplo di 4, abbiamo alternato 3 catenelle e 3 maglie alte ad una catenella, lavorando l'aumento nei 4 punti in cui appunto avevamo lasciato le catenelle di separazione. L'aumento è costituito da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Abbiamo lavorato gli aumenti fino ad arrivare in questo punto, dove poi abbiamo unito le parti per la lunghezza totale di 70 cm. Una volta congiunti gli aumenti, così come vi avevo fatto vedere durante il video, praticamente succede questo, che andiamo praticamente ad unire questa parte ripiegata, l'abbiamo unita mettendo 3 maglie alte da un lato e dall'altro, e poi ovviamente spariscono gli aumenti perché noi li uniamo, e quindi quello che poi vi rimane è di lavorare dritto senza aumenti nella parte inferiore. Per realizzare questo capo io ho utilizzato esattamente 6 gomitoli da 50 grammi, quindi tutto il kit che avevo acquistato. Per quanto riguarda lo scalfo della manica, come vedete è molto abbondante perché io ho semplicemente ripiegato ed ho proseguito il mio lavoro, e questo lo voglio considerare proprio una blusa perché l'ho ideata su un pantalone con un top sotto. È possibile mettere sia un top dritto, ok, sia una canotta naturalmente, perché ovviamente essendo anche molto traforato non l'avrei comunque indossato da solo, quindi ha bisogno sempre di una canotta, comunque di un toppino sotto, quindi sia la fascia va benissimo, sia semplicemente una canotta in seta, in microfibra, quello che più avete, quindi adattissimo su un pantalone, su una gonna, su uno shortino, su un capri, su tantissimi outfit diversi. Per quanto riguarda lo scalfo, naturalmente io lo lascerò così, proprio perché andando a mettere la fascia voglio che ci sia questa abbondanza, questa morbidezza, perché l'ho concepita come una blusa. Qualora invece preferiste indossarla più a mo' di maglia, nonostante la trasparenza, quindi la necessità di mettere sotto sempre una piccola canotta, un top, potete andare sempre a ricucire questa parte, vedete, con ago e filo, lasciando uno scalfo di circa 15-20 cm. In questo modo andate a dimezzare questa apertura e quindi ovviamente la fasciate leggermente sulla zona
del punto vita e la lasciate più a mo' di maglia che non di blusa come io invece faccio, mentre io la lascio volutamente così, aperta, così come si trova. La lunghezza supera leggermente il fianco, consegue i mitoli ovviamente se lo preferite più lungo, perché così com'è potete diventare anche un abito, un mini abito, lo potete proprio lasciare bello morbido, quindi dovete calcolare ovviamente molto molto più filato rispetto a quello che ho utilizzato io. Per quanto riguarda lo scavo, come vedete sia nella parte anteriore sia in quella posteriore la profondità della scollatura è la stessa, quindi non andrei assolutamente a modificare le 124 maglie iniziali. Eventualmente aveste bisogno, nonostante guardate sia molto molto ampio rispetto alla sagoma del manichino, abbiamo una morbidezza importante, quindi questa è una taglia ampiamente comoda fino ad una 44, diciamo una M comoda, anche una L se vogliamo, però per chi la volesse più comoda, perché avesse necessità di averla più comoda, non lavorerei tanto sullo scavo di 124 maglie, ma invece sul lavoro, vedete, io mi sono fermata qua, invece voi continuate ad aumentare, fate qualche giro in più in modo da allargarlo e poi ovviamente quando avrete congiunto gli aumenti, la fascia che vi rimane sotto potete decidere voi quanto farla lunga, potete farla proprio a toppino, proprio corta corta corta, così come addirittura potreste farne un mini abito. Quindi è un progetto estremamente versatile e molto pratico, come vi avevo suggerito a inizio tutorial, questo può essere un pezzo utile anche per un po' di riciclo, quindi quando avete tanti filati di tanti colori che avete lì, un gomitolo, un gomitolo, un gomitolo, non sapete come riciclare, andate a fare delle fasce colorate e quindi a consumare un po' di fili che sono rimasti giacenti. Se invece lo volete addirittura rendere un pochino più elegante, avete la possibilità o di usare un filo lurex o di inserire un laminato all'interno di questo filato, magari utilizzando poi l'uncinetto 4 invece del 3,5, in modo da dargli addirittura dei punti luce, perché questo, immaginate su un pantalone bianco, un top con dei punti luce, oppure con un fiore in organza messo qui, lo indossate tranquillamente anche di sera, siamo di blusa, siamo di top, siamo di mini abito. Con il mini abito naturalmente andate a mettere una sottoveste sotto e lo indossate veramente in modo straordinario. Un progetto molto semplice, un paio di giorni al massimo perché è un po' lungo, ma di una semplicità estrema, assolutamente. Spero che vi sia piaciuto, è un'idea in più per la nostra estate. Se lo fate corto può diventare un pezzo da mettere sullo shortino anche per andare al mare, per la sua velocità va benissimo realizzato con qualsiasi tipo di cotone, poi ovviamente in base agli spessori del filo vi regolate sulla quantità. Io ho usato esattamente 6 gomitoli di bambù 100%. Se il progetto vi è piaciuto, come io mi auguro, vista la sua semplicità, mettete un bel dito su, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto per non perdere i prossimi video tutorial. Intanto vi ringrazio per avermi seguito e vi rimando al prossimo. Ciao!